Saluto da Darko e benvenuti in questo nuovo gioco. Per adesso lo farò entrare nella categoria giochi a random e se vedo che vi piace lo proseguo, ma penso che sia una cosa, una figata, ragazzi. Come potete vedere, cosa ho qua sulla fronte per adesso è da giocare con l'Oculus, perché rende molto di più. Allora, ho visto qualche trailer maggiormente. Ringrazio gli sviluppatori per avermi dato la possibilità di giocarlo e non vedo l'ora di vedere come prosegue. Cosa bisognerà fare? Ma penso che sia molto molto bello. Quindi ragazzi, direi che non perdiamo altro tempo e ci immergiamo in questa nuova avventura, penso un po' horror, un po' strana. Quindi iniziamo. Ok ragazzi, non so più poi dove sarà la webcam o quant'altro, ma direi che non perdiamo altro tempo e nuova partita, via via, veloci veloci. Non inoltrarti in questo labirinto dove sono in agguato, ma fammi finire di leggere almeno. Visore VR, cosa mi dice del VR? Cos'ha? Dove? È iniziato il gioco, dove sono? Cos'è, sangue? Dove mi sto spostando? Ma salve, è lei? Mi sa che questo... dobbiamo muoverci noi, bene? Ma ragazzi, no, non ti fermare, posso guardarmi in giro che tu non ti fermi? No ragazzi, è troppo bello, è una... Già si inizia così, mi sta piacendo. Ma lui muove lo sguardo in base a dove noi muoviamo la testa. Interesting. Lo sto giocando col joystick. Ma mi vai storto? Non posso girarmi, non posso fare altro. Vediamo un po'. Quella pietra vola. Non ti preoccupare, vai avanti, non farti domande e prosegui, perché già è strano un po' dove sei. Quindi che volino le pietre, non bisogna farsi domande. Allora, vediamo. C'è molto spazio, devo dire. Colonne volanti, dove siamo? Beh, dovremmo andare sicuramente da quel portone, anche se non è che abbiamo tanta scelta. Devo solo andare dritto e boom, è fatto. Mi proseguo verso sto mega portone. Oh, si è fermato. Almeno no, io mi sono fermato. No, dove vai? Vai senza di me. Dove stai andando? Vediamo un po', ragazzi. A Capodanno sono ancora qui, Dai, cambiato visuale. Addirittura, ragazzi. Adesso fa da solo. No, io non mi avvicinerei così tanto. Perché già che sei in un posto strano. I miei occhi, non vedo più niente. E quindi? Cos'è? È una scritta? Sto diventando cieco. Cos'è quella roba? E chi è che parla? Chi è? Adesso dove siamo? Si è svegliato il tizio in malo modo. Aiuto. Che però lo sento strano. Allora, scenda. Sì, vabbè, dai. Ti sei svegliato, hai fatto un incubo. Ma anche questo posto mi sembra un po'... Non... Cosa? Bene, allora. Possiamo muoversi. Cammina, gira, ok. Non è super reattivo. Quindi i combattimenti ce l'avremo difficili. Trema il joystick perché si sta aprendo una porta. Quindi penso che dovremmo andare di là, no ragazzi? Almeno penso che siete in linea d'aria. Non mi sono ancora girato con la sedia, quindi sì. Allora, buon salve. Ma quella là è solo una cosa più... no, vabbè dai, non posso muovermi. Cos'è? Cioè cos'è che mi blocca? Posso... No, vabbè, va bene, ok, non mi muovo più. Le candele. Spegni le candele. Sì, ma a me mi sembra che c'è qualche problemino, Però dai, ragazzi, è troppo immersivo. Che figata, sembra proprio di essere qua. Mi va di avanti, almeno. Possiamo decidere, ok, se anche con la faccia ci si sposta il personaggio. Però vai avanti, devo vedermi intorno. Se qualcosa di interessante non posso vederla perché tu ti fermi. Forger Replay presenta... Che cosa presenti? A parte che il soffitto è tutto appiccicato, però dai... Ci può stare. Non pretendiamo, dai. Ma come fa le scale bene? Gli è venuta la corsa. Deve correre. Deve andare in bagno. Arrivederci. Io rimango. Io non rimanevo lì. Quindi dobbiamo. Si sale. È interattivo. Pensavo che era solo di muoversi. Ok. E lì cos'è? Monsalve, luce e tizio un po' deperito. Lei, vai a vedere cosa. Che cos'ha quel tizio? Già che io quando mi girerò sentirete più bassa la mia voce, ma vabbè, cercherò di alzarla un po' di più. Quando mi giro, la luce... dove vai? No! E quindi? Addio! Posso muovermi, ok.
Interagiamo con questo. Oh mio Dio. Monsalve, lei. Io non mi avvicinerei così a una cosa strana, infatti. È brutta roba, vedi, te l'ho detto di non avvicinarti. Vabbè. Ma comunque mi sembra di aver letto quando la parte che non siamo riusciti a leggere prima. Un labirinto, quindi sarà tutto un labirinto. Auguri. Sì, dobbiamo suicidarci. Sì, perché mi dai l'opzione di andare B. Andiamo giù. Vai. Ma lasciati. Lei mi prosegua. Ah, cos'è? È diventato un Tomb Raider. Che adesso ci sono le scene dove deve scalare, saltare. Opla. Boh, perfetto. Puoi salire? Bravissimo. E adesso? Vai, luce, indicami la strada. Sì, tu sei. No. Io non ci passo di lì. Però comunque mi sa che dobbiamo andare sulla sinistra. E sulla destra non mi sembra che ci sia qualcosa. Anche se sembra uguale, vabbè. Proviamo a fidarci della luce, ragazzi. Dove mi trovo io? Vicino a un vaso e altri vasi rotti. Bene, adesso mi trovo su. Sono una telecamera appiccicata al muro. È particolare comunque, ragazzi. Deve controllare un omino da. Al di fuori così. Ma tanto via, tanto la tastiera non mi serve. Al di fuori così tanto che sei tipo. Tu visualizzi il personaggio da lontano, lo stalkeri così. E lui intanto si deve muovere. È particolare, dai. Stalkeriamo questo tizio che non sappiamo neanche il nome di chi sei. E lì? Ah, premi là. Io premo là e vado. Beh, io l'ho premuta. Mi va di. Sì, vabbè. Ah, passa da sotto. È furbo lui. Qui invece. Di là? Cosa ci. Ma dai, voglio vedere! Aspettate un secondo, ragazzi, perché. Dai, rimettiti a po'. Boh, mi hanno perso. Non posso avvicinarmi. Va bene, non mi muovo. Fatti vedere un po'. Vieni qui. Mi tiri sulla testa? No, non posso. Vabbè, niente. Là in fondo c'è la luce, proseguiamo, ragazzi. Altro coso, roba che cade. Occhio, non farti male, che una pietra di quelle ti fa molto male, penso, se cade in testa. Poi non so. Oh mio Dio, mi è arrivata una pietra in faccia. Cos'è? Dove siamo? E adesso? Luce, mi faccia strada ancora? Quindi? Dove sta? Lei va, io non passo di lì. Però suppongo che questa cosa qui sia una piattaforma. Quindi posso salirci bene. Sì, funziona. Piove. Dai che piove, ok. Forse. Non dovrebbe. Ok, non si richiude, però facciamo veloce prima che poi ha tempo. O che mi cade in testa. No, rimanga lì, eh. Per adesso è tranquillo. Penso che sia tipo una merda di tutorial. Dove ti fanno muovere, prendere confidenza con quello che dovrai fare più avanti. Bello. Adesso corre. Perché ogni tanto. Porta. Non si torna indietro, mi raccomando. Allora. No, non mi correre contro i muri. No! Non posso usarlo, torna indietro. Crolla tutto. La fisica è fatta abbastanza bene, devo dire. Quindi. Bene. C'è di qui, passa di qui. Buon salve, com'è là sotto? Oh mio Dio, là sotto è un po' profondo, eh. Dai, che voglio vedere sotto. Tanto problematico se cadiamo sotto. Quindi stia attento lei. Beh, cade lei, io penso che la visuale non la segue. Qui, no, mi sa che quelle scale, infatti. Non si possono usare quelle scale, ragazzi. E noi facciamo gli acrobati. Lui è forzuto, ce la fa a tirarsi su. E qui invece cosa? Beh, B. Penso, non so se dobbiamo andare sotto. No, non mi torni su. Vabbè. Oh, di lato, bene, immaginavo una cosa del genere. Ma non penso che mi salti dall'altra parte. Quindi mi sa che dobbiamo scendere. Ora salta. Bravo. Luce, cos'è, mi trolli? Cosa sta facendo? Aspetta che. Specchi, intanto devo salire. Ah, beh. Mi ha fatto vedere che dovevo andare di lì. Ma vabbè, l'avevo intuito. Non è che avevo tanta scelta. Luce, quei raggi luminosi lì. Qui adesso c'è anche il comando per abbassarsi, perché si sa mai che non ti fanno interagire troppo con il gioco. Ok, perfetto. Mi chiedo perché ha messo una linea guida quando il percorso è per forza questo. Ma vabbè, vado giù. Andiamo nel vuoto perché noi non sapevamo cosa c'era di qua. Vabbè. Qui si può andare, permesso, c'è qualcuno? No. Oddio, vabbè, dai. Tutte al nostro personaggio devono capitare, eh? Dai, proseguo, mi va di avanti. Si arrampichi, anche se penso che sia un po' pericolante come cosa.
Non vedo niente. Io spero, ragazzi, che si veda. Anzi, quasi quasi vedo se riesco a vedere un po' le impostazioni di luminosità. Ombre, sì. Risoluzione, questa. Luminosità non c'è. Qualità texture, audio, lingua. Niente, ragazzi. Purtroppo mi sa che non posso lumineggiarlo. Potrei provare da OBS, però vabbè. No. Mi auguro in bene che si veda qualcosa. Vabbè, dai. Le parti scure non sono tantissime. Questa è una parte scura. Permesso, c'è qualcuno? Si sta aprendo. Vieni avanti, 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 avanti. Non posso andare indietro, è tutto chiuso. Non ho tanta scelta. Permesso. Buon salve. Sono venuto avanti. Ti stavo aspettando. Addirittura. Ah, è mio. Ma perché sti flash? Io sono Ariadne. Va bene, piacere, io Darko. Lei? Intrappolato in questo incubo come te. È intrappolata, Blu. Perdon. Sì, beh, beh. Sei una femmina, penso che si capisca. Laggiù dove si innalza quella luce. Sì. Ah, tu sei intrappolata là in fondo? Asterion, il Minotauro mi tiene in catena. Quindi, ah. Quindi è una storia tipo quella del. Labirinto del Minotauro. Liberami. E perché dovrei? Tu cosa mi dai in cambio? Aiutami a porre fine a tutto questo. Questi ti dicono liberami. Ma chi sei? Cos'è? Adesso non mi fai più da guida? Ah, ok, seguimi. Beh, almeno mi hai aperto la porta, grazie. Sì, ma però non vale. Perché devo fare io? Sai che te che sei stata catturata, mica io. Io mi sono risvegliato qua. Astrid era il guardiano di questo labirinto. Mi fa piacere. Dai, sarà un Minotauro, un uomo un po' con le forme da qualcosa di strano. Ma qualcosa lo ha cambiato, l'ha corrotto. Addirittura. Mi sa che è stata te, Lo ha reso malvagio. Che cosa l'ha reso malvagio? No, penso che di qui non si passa. Andiamo dritti, dritti. Andiamo sulla sinistra. Da quel momento lui ha... Ha cosa? Aspetta. Cosa devo aspettare? È vicino. Dove? Dov'è? Sì, vabbè, di già, boom, siamo già morti. Bella partenza. Non deve accorgersi della tua presenza. Procedi con cautela. Non è che posso scegliere tanto. Non mi dà la scelta di camminare veloce o piano. Anche questa animazione dove lui passa. Ok. Sì. E questo è il Minotauro? L'è un po' proscio, devo dire. Non siamo messi tanto bene se è quello che dobbiamo combattere. L'oscurità della quale si nutre lo ha reso cieco. Ah, ok, quindi è cieco. Però perché? D'aiuto? Andiamo giù. Proseguiamo, vediamo un po'. Ma i sensi che gli restano sono acuti e il suo potere continua a crescere. Sì, ma tanto è cieco. Non andare di lì. Non permetterà mai che tu mi raggiunga. Ma tanto non sai neanche che ci sono, scusa. Almeno credo, spero. Vi era un tempo dove questo luogo era armonia. Un tempo era gioia. Addirittura eravamo tutti felici e contenti con quel guardiano lì messo male. Non mi ero accorto che c'è qualcosa di brutto. Ora solo morte. Cosa pretendi? Cos'è sta roba? Ha starnutito il Minotauro e ha lasciato lì tutta questa roba? Vabbè, proviamo ad andare di qua. Si infili nei cunicoli. Ah, bene. Sì, buon salve. E quindi? Molte anime si sono spente nel tentativo di fermarlo. Nessuno gli ha detto di venire qua e fermarlo. Ah, passa sotto. Mi passi sotto che dobbiamo vedere cosa c'è di qua. Dato che non è che abbiamo tanta scelta. Buon salve. Ma ogni volta il mostro è diventato più forte. Sì, ma ha anche lasciato schifezza in giro, devo dire. E cos'è questo coso qua sotto? Sembra un ragno. Cosa sei? Io non mi avvicinerò. Ah, possiamo prendere qualcosa? Cos'ho in mano? Una torcia? Cos'è? Un bastone? E lì c'è un altro di quei cadaveri strani. Beh, non è che ci danno poteri. Oh mio Dio, cos'è? Buon salve. Teme il mio potere. Ah, sì, io ho preso roba. Quello è il tuo potere. Cos'è? L'hai impressionato le persone? Questo mi tiene prigioniera. Sei così forte, teme il tuo potere e tu non puoi fare un cavolo. Ha senso? Beh, noi proseguiamo, dobbiamo... Non so bene cosa sia, ma penso che sia una torcia, ragazzi. Beh, vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa. Per accenderla, tipo? Mi ricordo che c'era qualche... Fiaccola, qualcosa, qualche...
coso da accendere, di lì vedo della luce, quindi prosegua tizio, come lo chiamiamo qui? Fino ad ora ho potuto solo contenere la sua ira. O lui che contiene te, ed è quindi non stanno andando bene le cose, perché lui dice mi tieni prigioniera, io lo sto contenendo, cosa? Ma presto non potrò più fermarlo. Abbiamo acceso il fuoco, sì ragazzi, siamo i primitivi con una torcia. Cosa posso montare? Ah, immaginavo. Bruciamo il muco del Minotauro. E vediamo cosa ci sta avanti. Avverto la sua oscurità, oltre non posso guidarti. Bene, boh, se ne è libera, se ne è lavata le mani. Adesso ci tocca solo a noi. Vabbè, stai in guardia. E per favore, non è che posso fare tanto. E adesso il gioco mi sa che si fa più macabro. Che bel posto, eh. Ci piacerebbe le vacanze. Guarda, che bello. Addirittura. Cos'è? Quel coso non mi piace. Permesso? Prevedo molti jumpscare da questo gioco, vi avviso. Permesso? C'è qualcuno? Dovrò andare di qui? No. Ah, qui ci sono io. No, non puoi passare di qua. Lei deve andare di là, ma che schifo. Cos'è sta roba? Vabbè. Prosegui che non voglio stare in questo buco. Ok. Visuale. C'è un'ombra. Ma io posso combattere. No. Non ci sono tasti attivi. Mi sa che saranno tipo quick time. Ti clicchi in base a quello che ti chiede. Quindi sbaglieremo molte volte e moriremo molte volte. Buon salve. C'era un ragno. Qualunque cosa era. Dove è finito? Vabbè, noi proseguiamo. Sì, non mi cammini contro un muro quando mi giro a guardare in giro. Va di dritto. Là mi sa che c'è un'altra cosa da bruciare. Sì. Però penso che adesso in poi sarà molto, molto più difficile. Fine tutorial, si inizia i combattimenti. Mi dici un po' i tasti, cosa potrò fare? Che schifo, gocciola ste robe, gocciola. Te di meglio non avete fare, forse era meglio stare in quella, all'inizio in quella pozza là di sangue, con quella porta gigante. Sì, adesso corri, boh, è partito, ogni tanto li prende il scribizio e corre. Sì. Ah, possiamo interagire con le cose? Io accendo fuoco. Illuminiamo la zona. Anche questa è una torcia, perché non me la accendi? Vabbè, niente. Non mi vieni così vicino. Non mi piace sta musica. Vai, scavalchi. Sì, vabbè, adesso cos'è? Dove dobbiamo andare? Giù di uno, vai. Proviamo, perché non è che si capisca tanto. Salta di là. No, ok, bravo. Penso che comunque dobbiamo salire e... Allora, là sotto vedo una piattaforma. Vedo che quella lì davanti è una porta. Niente, proviamo, ragazzi. Scendi. Perché mi sa che di là era troppo alto lo spacco. Qui ci passi? Bravissimo. Boom, perfetto. Beh, non mi sembra molto... Almeno, i percorsi non mi sembrano molto difficili da intuire. E dovremmo aprire. Anche se non mi fido tanto di questa roba. Non ci vede niente. Vabbè, andiamo. Non ci vede niente. Ribadisco. Adesso diventa cosa brutta. Ah, devo combattere. Cos'è? Cosa sei? Due occhi. Sei occhi. Ok. La torcia può essere usata per spaventare le creature. Vai via. Vai via. Vai via. Là vedo altri occhi. Topi. No, ritorno indietro. Cioè, no. Buon salve, me ne vado, me ne vado. Quanti sono? E come faccio, ragazzi? Non ci posso passare, sono troppi. Date via, che qui io c'ho torcia. Ma cosa fanno? Spruzzano roba. Vai via. No, come si fa? No, dai. Stava usando la torcia. Vabbè, dai. Ah, questo riparte da qua almeno. Dobbiamo rifare la parte buia. Io ti uso la torcia, potere della torcia. Vai via. Ok, devo usarlo un po' prima. Sì, quello lo abbiamo già letto. Se sbagli, quindi si saltano, non hai tempo di tornare indietro. Andate via, un passo una torcia. Un passo torcia. Vai via. Quello in alto però non si sta spostando. Andate via, avevo detto. Oh. Ma anche questo
Vai via. Vai via. No. No. Perché non me lo fa usare? Boh, non posso, non devo più. Vado. Vado. Ok, me la fa riutilizzare. Quanti siete? Andate via. Via, 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 via. Ma ho detto di andare via. Ma io non so che ne ho uno dietro, non mi voglio girare. No. Ma andate via. Ne ho un po' dietro. Adesso mi prendono le spalle, me lo sento. Andate via, maledetti, maledetti. Via. Ok. Oddio ragazzi, vedo della luce là in fondo ma non so. Ok, dovrebbe essere. Via, eh. Ok. Sì, ma sono andati tutte le spalle. No, non mi giro. Non mi giro, anche se sono curioso. Non ci sono. Dai, buone. Perfetto, possiamo andare avanti. Altri. Perché nel gioco è tutto così? Devo mandare via i ragni? Chiamavate una disinfestazione, no? Si apra. Ah, ah. Ma dai. Ma cos'è? C'ho la vita. Ah, ma no, adesso è diventato proprio che devo combatterli. Vado, vado, no, cosa? Ah! Aiuto! Vai via! Come faccio, ragazzi? Non si può! Ti brucio! Ti brucio! Ma non rimane aperto! Ah, è da dietro, ma dai, non vale! Maledetto, volevi te! Ma che? E vi tingo d'occhio, eh! Quando è che si apre quella porta? Vado, 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 fuggi! Chiuditi, chiuditi, adesso aspetta che si chiuda. Chiuditi, oh. Ah, è una vita, non so, perché io non ho visto nessuna vita. Me ne vado, vado. No, la mia torcia! E adesso come mi difendo? Scusa, ma da qua non era dove siamo. Credevo di averti perduto, ma va, figurati. Ti pare? Adesso devo riparlare. Oh mio Dio, gli occhi! Ti sei imbattuto nella progenia del mostro. Dei ragni. Beh, più o meno. Vuoi vedere con i tuoi occhi? Cosa ti posso vedere? Che sono in un posto strano con una tizia che è fantasma. La corruzione che attanaglia questo luogo. Essa si espande a ogni cosa, ogni vabbè. Fai presto, raggiungimi. Addirittura. Faccio presto. Lei la fa facile, eh. Non ha dovuto combattere lei contro i ragni. Quindi mi fai strada? Bravissima. E noi sempre sospesi nel vuoto. No, si rompe. Tizia che non sono. Sì, ma che schifo! Devo passare per forza. Dai, che schifo! È qui. Chi è qui? No, Dai, no, dobbiamo combattere già contro il Minotauro. Prendi in giro? Poi senza niente? Ah, ma non leva. La spada. Ah, adesso abbiamo. Ricavata dalla stessa essenza del Minotauro. Presto, libera la sua lama. Sì, arrivo piano, tanto lui non corre, quindi. Dovrò fare qualcosa in particolare? Cos'è? Excalibur? La spada è la chiave per. Per cosa? Mi finisca una frase! Prendila sta spada! No, ci ha sentiti! Chi? Io? No, Nascondi, no, voglio la spada! Siamo un po' nella cacca. Mi sa che non abbiamo fatto le cose giuste, non sto. Di nuovo qua! No, dai, riniziamo! Perché? No, mi vuole fare tutto il percorso, ma dai, muovati almeno, dai. Però è cambiato, mi sa. Questo giro ci sono delle cose strane. E prosegua almeno, vadi, cammini. Cos'è quella roba? Non posso difendermi, non vale. Non ho niente, sto tizio sta anche male. Vedi stare nell'acqua, cosa succede? Ti raffreddi e poi ti viene l'influenza. Fanno un po' di bolle, dai, sì, tu passa sulla destra e non succede niente. Cosa guardi le bolle, dai. Un po' più tante bolle lì, però, cos'è? Ma sembrerebbe il braccio del Minotauro, quindi? Cosa devo fare? Un salve. C'è paura, Posso proseguire? Bravo. Ecco, io rimango qua, lei buon viaggio, ci vediamo alla prossima. Svegliati,
Voglio dormire, no, lasciami dormire, guarda, meglio che dormo. Apri gli occhi, no, non li apro. E Dubai, non ci puoi neanche dormire. Ancora una volta hai dimenticato. Cosa ancora una volta? Cos'è? Da tempo insieme cerchiamo di porre fine a tutto questo. Quindi mi stava sfruttando da tanto tempo. Bene, buona sapersi. Vedo che la porta di legge è aperta. No, dai, devo rifare tutto il percorso, ma stiamo scherzando. Ma posto giro se abbiamo la spada. Essere non come noi sta cercando di spezzare il cerchio. Scusa, anche lui e anche noi. Lascioglielo fare a lui, no? Rindiamo avanti. Quindi questo è già il percorso che mi ha fatto. Ora cerca di raggiungerti persino oltre la morte. Diciamo morti. La perenne contrapposizione tra i nostri poteri presto giungerà a una conclusione, penso. Cos'è? Mi sa. Oh, oddio, la spada serve anche per fare altre robe, mi sa. È diventa come una leva. Quindi. Tac, e cosa abbiamo attivato? Un'altra porta. Quindi non dobbiamo andare dritti, ma andiamo sulla sinistra. Bene, fa piacere. Scusa, oh mio Dio, non è. Oh, ragazzi, penso di aver capito una cosa. Però allora come è morto prima. Quelli. Quei cadaveri che troviamo in giro sono i nostri. Ma il prezzo è più alto sino a questo momento. Quindi dobbiamo andare a riprenderci le nostre esperienze. Tipo solo. Lo hai pagato tu. Grazie, tu non puoi, mi usi a me. Ovvio che l'ho pagato io. Infatti questo è il nostro. La morte lo nutre. E quindi lui si nutre quando ci uccide e lui diventa più forte. Vuoi sapersi, quindi dimmelo prima. Ogni volta che muori lo rendi più. Ma dirmelo prima! Viene da dire una brutta parola. Abbiamo ripreso una torcia, bene, aspetti che l'accendo e la raggiungo. Quindi adesso abbiamo la spada, una torcia, e poi siamo a posto. Minecraft, sto arrivando. Manca il piccone, dai. Ti hanno trovato, ma basta! Remix per ma posso combattere con la spada? Oh, adesso ti faccio male. Adesso sono io a picchiarti, ma muori boire, no? Quanti sono. Cos'è, c'è la finality che lo uccide con un brutto colpi? Boh. Va bene, occhio a non scivolare che c'è brutta roba a terra, c'è l'olio delle macchine. Ci dobbiamo scendere di. No, lasciatemi in pace, sono. Dai là te, guardalo là. Ma finché uno mi va bene. No, quello non va bene. Ma dai, dai, liberati, 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 liberati. E io stavo combattendo. Ma dai, quanti? No, dai, non mi ha fatto schivare. Non mi ha fatto schivare. Buon salve, io rotolo via, rotolo via, rotolo via. Ah! Che cosa assurda. E poi più che altro è difficile combattere in questa posizione. E non hai la precisione di dove è girato l'omino. Devo lasciami combattere con. No. Ah, quando gli riusciamo a dargli fuoco possiamo ucciderli subito. Ma dai, ma quanti? Sei circondato. L'ho capito che sono circondato. Non si gira. Dai. Però non so. Non riesco a capire, ragazzi, se c'ha una vita o no. Vabbè, però Nanti lo fa. Dai, uccidilo. Dai, che ne manca ancora uno, ragazzi. Tac. Abbiamo colpito almeno. Vai via, ragno. Ragno, io non so come chiama. Loro chiama Nemesi, però. Ok, per uccidere subito dobbiamo riuscire a combinare bene la spada e la torcia. Bene. E dovremo andare giù di là. Ma comunque ragazzi, ma comunque ragazzi, dai, direi che abbiamo fatto abbastanza per oggi. Visto che avevamo già detto all'inizio, resterà per adesso nella categoria giochi random. In base a voi, maggiormente, se vi sta piacendo, se vi è piaciuto, farò altri video. Quindi poi non sarà più nella categoria random, ma verrà fatto una playlist apposta per questo gioco. A me sta piacendo, è molto d'avventura, adesso è diventato anche un bel po' action. E sono davvero curioso di vedere cosa dovremo fare contro il Minotauro. Se dovremmo davvero come lo combattiamo una roba del genere. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto e volete aiutarci a crescere, potete iscrivervi al canale, condividere questo video, lasciarci un bel like e un commento qua sotto. E potete venire a trovarci nei nostri social network che sono Facebook e Instagram. E potete venire a parlare, a scrivere, a fare quello che più vi piace nel nostro server di Discord, che anche quello lo trovate qua sotto in descrizione. E che dire, da Darko è tutto e ad un prossimo video. Ciao ragazzi!